ragazzi e bentornati a Fashion Lab. Oggi rifacciamo una parte del mio appartamento. Avevo fatto un video fighissimo, questo qui, ma l'audio non funziona. Quindi oggi dovremo fare una specie di strano voice over per riuscire a capire quello che sto facendo. Partiamo da un armadio di Ikea e lo trasformiamo in qualcosa di incredibile. Eccomi qui esaltatissima mentre vi mostro i 300 Ivar che ho nel mio ingresso. Li ho comprati ma si abbinano esattamente al pavimento come se fosse un pezzo solo e fanno schifo, ma già avevo in mente che lo volevo trasformare in qualcosa di vintage, un apothecary che non so come si dice in italiano, come quelli nelle vecchie biblioteche o quelli che creano medicine, una cosa del genere. La trasformiamo insieme, di solito costa tantissimo, ma oggi semplicemente con una sega, una squadra, un righello e poi vi servirà della carta vetrata, un pennarello e la vernice. Lo faremo da zero. Prima cosa di tutto, smontatelo, o se non l'avete ancora montato, semplicemente non montatelo. Una volta fatto questo, cominciamo con il nostro righello a creare gli spazi che vogliamo tra un cassetto e l'altro. Esatto! Gli sportelli dovranno sembrare come dei cassetti. Io li ho fatti a una distanza di 12 e 12 per quello piccolo e 36 invece per i cassetti più grandi, quindi 4 cassetti, 3 righe. Poi con questa sega, che è importante che sia completamente non quella con il buco all'interno, ma questo tipo di sega, perché altrimenti non andrete mai dritti, cominciamo a fare delle incavature all'interno che sono profonde tipo 2 mm, non di più, non vogliamo che si spezzi il vostro armadietto. Fatto questo, eccomi che di nuovo senza audio vi spiego che questo è il buco, il vostro pavimento sarà pieno di polvere tipo una specie di spiaggia e andiamo avanti prima di passare l'aspirapolvere con la carta vetrata per pulire all'interno dei nostri buchi. Ok, andiamo avanti. Questo è un passaggio di rifinitura, quindi dobbiamo passare solo per qualche secondo tutta la carta vetrata all'interno dei cassettini o comunque gli angoli, così da renderlo più pulito. Poi tiriamo fuori non la vernice ma l'impregnante. Sì, lo so che qui c'è scritto in ebraico, sono in Israele, ma lo troverete anche in Italia e vi lascio sempre il link qui sotto per tutto ciò che dovete comprare. Si fa non con un pennello ma con un panno, lo passiamo quindi in modo molto random attorno tutto quanto alla superficie, ma ne versiamo una quantità superiore all'interno dei taglietti che abbiamo fatto, così che vengono più scuri e danno un senso ancora più di profondità. In più, essendo che vogliamo fare qualcosa più vintage usato, è importante che diamo delle texture o comunque passiamo in modo più pesante su alcuni angoli che altri, quindi più passate su alcune parti, così che dia un effetto più usato e meno usato su punti diversi del vostro legno. Vedete qua l'effetto, che infatti è più scuro su alcuni cassetti, meno scuro su altri ed ha un effetto più vero. Adesso mi rivedrete di nuovo senza l'audio, esaltatissima perché il risultato mi piace da impazzire. Qui lo vedete infatti che vi mostro, questo è più chiaro, questo è più scuro, fate addirittura delle righette ancora più scure su alcuni angoli e se vedete che lo volete ancora più distressed potete sempre passare la carta vetrata di nuovo. Però una cosa importante è che io adoro nascondere le cose dietro il mio armadio. Mi serve per togliere di mezzo tutte le cose che uso qui per Fashion Attack all'interno di casa, che non so dove mettere. Quindi ho anche preso un pezzo extra di legno, un passaggio che voi non dovete fare, per nascondere le cose dietro. Quindi non potevo usare delle gambe e ho deciso di fare le gambe quindi con una riga dritta di legno della stessa identica lunghezza del cassetto e poi aggiungere un pezzo di legno più profondo sulla parte superiore del mio armadio, così che posso mettere le cose dietro. Adesso passiamo quindi a dipingere anche questi dello stesso identico colore, anzi io li ho fatti ancora più scuri, dando quindi più passate, così da dare più contrasto. Ma l'odore stava distruggendo casa mia e soprattutto stava tormentando il mio cagnolino qui, che ha cominciato a tossire come un matto. L'ho anche googolato e in realtà fa malissimo ai cani l'odore della vernice. Quindi mi sono trasferita sul tetto della pizzeria fuori casa mia. Sì, non è la cosa più ideale né la cosa più sicura, ma mi sembrava importantissimo per salvare il mio cane. Andiamo avanti. Passiamo sempre con il nostro panno e andiamo a fare delle passate sulle gambe e quindi sul secondo strato che vogliamo sopra al nostro armadietto. Lo lasciamo asciugare e poi andiamo subito ad attaccarlo sopra il nostro armadio. Mentre quello asciuga, ecco la cosa più importante che renderà questo effetto super autentico: le maniglie.
Io trovate queste fighissime su AliExpress, vi lascio il link qui sotto, e ne ho comprate due diverse. Il mio primo tentativo è stato quello con la squadra di andare a posizionare una maniglietta alla volta a distanza identica, quelli piccolini di una certa distanza, poi ho fatto la distanza più grande all'interno dei cassetti più grandi con le maniglie più grandi, ci è voluto un'eternità e dopo ho trovato un trucco. Allora, questi piccolini sono facilissimi da infilare perché devi solo avvitarli dentro il buchettino una volta che hai fatto l'altezza e il gioco è fatto. Ma questi giganti, ma come si attaccano? I buchi, vedi, vanno fatti sul retro e quindi, anche se l'ho posizionati, non avevo la minima idea di come trovare il punto in cui fare il buco, perché ormai che è attaccato. Ma dove cavolo trapano? Quindi, devo dire la verità, è stato il mio ragazzo ad avere un'idea assolutamente geniale e ora vi farò vedere il mio piccolo hack per fare una specie di template per capire dove fare il buco ogni volta. Praticamente questo qui è la template che avevo già creato. Come ho fatto a farla? Ho marcato all'interno, dietro alla maniglia col pennarello, dov'è che volevo che marcasse, poi l'ho posizionato sul foglio ed ecco che ho lasciato il segno di dove fare buchi. Poi ho piegato sugli angoli il foglio esattamente all'altezza dove volevo che tutti fossero e ho quindi l'ho usato su tutti quanti i cassetti, andando a traparare esattamente dove rimaneva il segno fatto con il foglio. Mi ha salvato così tanto tempo, non ne avete idea. Finalmente un passaggio che mi ci volevano sennò 3 ore, ci sono voluti 15 minuti. Ho creato poi infatti un super mini template anche per quelli più piccoli, perché ho scoperto che era più veloce, e ho fatto così per l'intera cassettiera. Ero contentissima, vi dico la verità, mi è salvato un sacco di tempo e dovete assolutamente farlo anche voi. Per le gambe, inizialmente ho sdraiato l'armadietto e martellato i chiodi all'interno, ma assolutamente non funzionava perché è difficile poi rialzarlo senza smontarlo, quindi fatevi aiutare da qualcuno per posizionare l'armadio direttamente sopra le gambe e martellatelo direttamente all'altezza giusta mentre sta in piedi. Quindi vedete che uso la gamba lunghissima che ho fatto della stessa lunghezza dell'armadietto sul davanti, mentre sul retro ho usato due pezzettini di legno più corti, visto che non si vede il retro, non mi interessava farlo bello. Ecco così che abbiamo le gambe fatte. Poi ultimo dettaglio è infilare i foglietti all'interno dei vostri maniglie, ma no, non infiliamo questi bianchi, il segreto è usare del caffè per macchiare il foglio, lo farà sembrare ancora più autentico, usato, vecchio, come se fosse un pezzo ritrovato antico e di estremo valore. Fate o con delle righette o semplicemente facendo cadere delle goccioline di caffè sul foglio e poi andiamo a tagliare via tutte le righette della stessa lunghezza del buco che abbiamo delle maniglie, così da poterle infilare all'interno. Vedete qui che uso la prima e poi comincio a ricopiarla tutte le volte per il foglietto, così che poi sia più semplice farli tutti identici. Ta-dum! Eccolo qui. Poi andate a scriverci sopra quello che volete, che sia il vero contenuto all'interno dei cassetti o solo dei numeri o dei codici. Ragazzi, finalmente il progetto è finito, è questo qui dietro di me e lo adoro. Finalmente è qualcosa per il mio appartamento e quindi posso godermi il risultato finale invece di doverlo dare a qualcun altro. Vediamo il risultato. Non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo la prossima volta e adesso andiamo a vederlo.